vita. Un po' perplessa sia dalla presentazione in commissione sia un po' da come siamo arrivati ancora una volta ad esaminare questioni importanti come le risorse della nostra città e come anche fare l'assestamento. Al di là che meno male e grazie ai frontalieri, altrimenti davvero non avremmo fatto proprio niente quest'anno e quindi non avremmo stanziato neanche un minimo per rifare qualche strada. Ma le cose che io ho visto passare in questi due anni sono stati tre assessori al bilancio, non me ne voglia l'attuale assessore, speriamo che si fermi e che non scappi, ma devo dire che tutti e tre hanno fatto promesse di collaborazione, promesse di presentazione di bilancio in date assolutamente brevi e quindi massimo febbraio. L'assessore ha detto marzo, per cui assolutamente staremo a vedere, non ci crediamo più, perché ci sono norme complesse, perché comunque in campagna elettorale questa maggioranza ne ha fatto una bandiera, quella dell'irresponsabilità quando si è presentato il bilancio tardi. Ecco, quello che noi abbiamo subito come minoranze e forse anche un po' anche come maggioranze è stata di ritrovarci ad approvare i bilanci, compreso il consuntivo, in tempi strettissimi, senza informazioni dettagliate, perché non abbiamo potuto avere la bozza del PEC, perché comunque si arrivava all'ultimo momento, perché abbiamo fatto dei tour de force allucinanti ed è stato costretto anche il personale di questo ente a fare insieme a noi. Ecco, spero, perché l'inizio non è stato buono su questa variazione, su questo assestamento. L'abbiamo discussa ieri in commissione e ieri sera è cominciata la discussione. Spero che sia solo un evento estemporaneo, come ha detto l'assessore, e spero davvero che collaborazione ci sarà. Ma collaborazione non vuol dire che ci ritroviamo a fare il passacarte in commissione con un'oretta di presentazione. Se le cose devono cambiare, spero davvero che siano con degli incontri ragionando assieme sul bilancio di previsione, perché altrimenti il bilancio collaborativo tanto raccontato da questa maggioranza mi domando dove sia. Ma torniamo alle questioni un po' più tecniche. Parliamo di paratie. Io credo che tutti si ricordino che in sede di approvazione del bilancio esattamente il 2 agosto io avevo presentato un ordine del giorno che era stato approvato in cui questa amministrazione, questa maggioranza si impegnava a stanziare delle risorse, a vincolare parte dell'avanzo per il fondo pro paratie, proprio perché c'è questa incertezza con Sacrain, perché sicuramente ci saranno delle penali da pagare. Il sindaco ha detto ieri proprio che questo ordine del giorno è stato considerato e che lo stanziamento a maggior fondo rischio è stato di soli 300.000 euro. Allora io credo che sia del tutto insufficiente e quindi lo dichiaro, perché è vero che concluderemo la trattativa negli anni futuri, ma il problema nasce adesso, è già nato, dovremmo accantonare in proporzione a quello che è il rischio. Questa è la buona gestione che c'è nelle aziende e che ci dovrebbe essere anche in un ente pubblico, ma così non è, quindi 300.000 sono i soldi stanziati a garanzia. C'è qualcos'altro che vorrei dire. Noi abbiamo combattuto un po' in tanti in minoranza sul discorso dei cimiteri e, se non ricordo male, Monte Olimpino doveva partire all'inizio dell'anno prossimo perché non si poteva fare diversamente, perché comunque le priorità decise dalla politica, perché è la politica che decide quali interventi fare prima, aveva stabilito che l'ordine era di partire e di pagare ad aprile. In realtà gli uffici hanno comunicato che la fattibilità finanziaria per fare i lavori e per pagarli soprattutto era a novembre del 2014. Voi pensate che siano partiti i lavori e quindi li pagheremo nel 2014? No. A Monte Olimpino non si è mosso nulla. E perché? Quando c'è la disponibilità e gli uffici hanno dato la possibilità di pagare questi lavori, ancora
siamo senza montacarichi e ancora non possiamo mettere i nostri morti nel cimitero di Montolimpino. Allora c'è qualcosa che non va, perché l'assessore Tempi aveva detto si sarebbe adoperato, ma evidentemente c'è stata un pochino più di liquidità e si poteva fare questo intervento, fare nel 2014, invece siamo qua e ancora una volta questa macchina gestita da questa maggioranza non ha funzionato. Perché? Non lo so, incapacità di programmazione, incapacità di gestire gli uffici, incapacità comunque. E poi, voi sapete, ha già parlato la consigliera Mantovani del mio pallino che sono gli immobili, e sinceramente in commissione il nuovo assessore ha dichiarato che senza le vendite degli immobili qui non si sta in piedi, non ha detto proprio così, ma il significato era questo. Mi spiace che non mi stiano ascoltando, però credo che sia un tema importante. Immobili, patrimonio della città, patrimonio dei nostri figli, nipoti e generazioni successive che hanno costruito i nostri antenati. Allora, il programma di questa maggioranza era di vendere tutto in 3 anni. Noi abbiamo detto che era allucinante pensare di riuscire a realizzare quello che era proposto nel programma pluriennale, perché stiamo parlando di un periodo da un punto di vista economico poco conveniente per vendere immobili, e per quindi vendere vuol dire spendere, vuol dire buttare via un patrimonio costruito in secoli dai nostri antenati. Ma nonostante questo si va avanti, e si va avanti con un assessore che pensa di continuare su questa strada. Io spero che ci ripensi, perché svendere gli immobili vuol dire tappare qualche buco ma non risolvere i problemi strutturali che dovrebbero essere affrontati seriamente una volta per tutte. Perché fra 3 anni, quando non ci sarete più, chi verrà? Chi verrà non saprà come far quadrare il bilancio amministrativamente. Meglio. E quindi è una scelta politica. Se volete vendere tutto in 3 anni, tra l'altro non ci riuscite, perché i dati parlano chiaro e i dati dicono che da 5.996.000 previsti rimane uno stanziamento di 1.700.000, ma in realtà ad oggi è stato incassato circa 640-650.000 euro, quindi non c'è neanche la certezza di incassare un altro 1 milione di euro. Allora, io mi domando, dopo 3 anni, che programmazione stiamo parlando? Perché tutte le volte questi bilanci vengono disattesi. L'assessore ha detto, ma però è normale, succede sempre. Questa amministrazione si era venduta in un modo diverso, come nuovo, come trasparente, come bilancio partecipato. Ecco, siamo in una situazione, secondo me, del tutto inaccettabile. Io mi auguro davvero che le cose cambino, ma ho serie perplessità. Mi riservo qualche minuto poi per un intervento successivo. Grazie. Grazie.